decisione più assoluta perché avevi già esordito in Coppa Italia, però insomma il fatto di dover partire la prima volta in campionato dal derby con Brescia, insomma, è stata sicuramente impegnativa. Sei sembrato molto sereno, molto tranquillo, sembrava il primo portiere all'inizio dell'anno. Sì, io sono un portiere molto, molto calmo, questa è una cosa personale, io sono sempre stato un portiere così. Io ero pronto per oggi, i compagni mi hanno detto di stare sereno, credere su me stesso. Sì, mi sono trovato molto bene in campo. Sì, è stato molto emozionante, sono molto felice. Daniele Gazzariga, che buonasera. Complimenti per la prestazione. Grazie. E volevo chiederti com'è stata questa tua prima trasferta con una curva dietro dei tifosi grigio-rossi, festanti tra l'altro insieme ai tuoi compagni, insomma. E com'è stata? Sì, com'è stata? No, è stata bellissima. Noi a Cremona abbiamo una curva bellissima, c'è sempre un rumore che fa spingere la squadra, sono sempre lì, e sì, noi vogliamo dare tutto per loro che ci sono sempre, quindi per me soprattutto è stato veramente bellissimo. Andrea Ferrari, quello di Giorosso. Ciao Andrea, complimenti, è una serata direi fantastica, non solo per il risultato di per sé, per la vittoria, ma anche perché debutti in più. Non hai avuto tantissime parate da compiere, però una partita molto attenta, sei stato coraggioso e in più non hai preso gol. Sì, no, questa è un po', diciamo, la vita di un portiere. Magari non vengono tanto a concludere, però devi sempre stare sul pezzo e oggi è stata un po' una prova, diciamo così. Quindi sì, devi stare sempre attento, non sai cosa può succedere. Oggi tutta la linea difensiva siamo stati attenti e pronti per tutto quello che è arrivato, insomma. Quindi siamo molto felici per non aver subito gol, soprattutto. Fabio Tupinello, Scuola di Giorosso. Fabio, complimenti per la vittoria. Ora c'è la sosta e poi abbiamo in serie Lecco, Pisa e Venezia. Ci sono degli attaccanti in particolare che temi? No, io ogni avversario che gioco incontro è uguale per me. Io diciamo che prima di ogni partita studiamo insieme gli avversari e siamo pronti per tutti che arrivano, non è che siamo più attenti su queste cose, ma siamo pronti e attenti su quello che arriva. Grazie. Qualche altra domanda per Andrea? Possiamo chiedere quello. Quindi chiediamo semplicemente qual è il tuo portiere ideale. Ideale? Io ho un paio di idoli, diciamo così, ho sempre avuto Courtois del Madrid, adesso anche Gigi Donnarumma, Mike Maignan, che ho avuto l'occasione di stare vicino a loro, quindi ho imparato molto, molto da loro. Ederson da Manchester City sono quelli che seguo molto e provo a imparare da loro. Grazie a tutti, grazie.